Buongiorno, benvenuti. Col giusto distanziamento siamo tutti qua presenti con mascherine, ma siamo felici di essere presenti e di poter vivere di persona questi momenti che erano e sono importanti. Grazie alle nostre autrici, che oggi sono ben due, abbiamo il piacere di presentare due autrici importanti, meravigliose donne, che sono la Sara Savioli con Gli Insospettabili di Feltrinelli e Emanuela Canepa con Insegnami la tempesta. Tutte e due autrici straordinarie, e con vite e scritture completamente diverse. Si diceva prima, si vede che amano i ponti, che amano le sfide importanti, perché sono davvero così diverse, con linguaggi, approcci sullo stesso, su temi che si possono avvicinare. Sono davvero due donne che sanno raccontare in modo così diverso, ma così meraviglioso. Ecco, le abbiamo invitate in questa rassegna della Notte di Minerva Felicità Metropolitane perché sono due donne che danno un'impronta bella, che danno un'impronta che resta. E questo ci piace, e ci piace ascoltarle, quindi ora daremo la parola a loro. Stefano Mignati, che ci segue in questi nostri viaggi, e Federica, che leggerà brani dai libri, sapranno raccontare ancora meglio cosa andremo ad ascoltare e a sentire. Vi ringrazio, seguiteci. Il prossimo appuntamento sarà la settimana prossima, mercoledì 30, con Matteo Bussola, sempre per Felicità Metropolitane, ma se ci seguite con la nostra, noi faremo, se stiamo, abbiamo costruito un progetto anche molto bello sull'identità, Identity si legge nel contemporaneo, e martedì qui ci sarà Tiziano Scarpa, sempre in questa sala, martedì alle 18. Buon ascolto. Grazie Stefania. Buonasera a tutti. Allora, io comincio, le scrittrici sono due, comincio con Emanuela Canepa perché è già venuta, quindi c'è un diritto di priorità. Sara è nuova, quindi è in panchina. Allora, per chi non la conoscesse, brevemente, Emanuela Canepa ha esordito 2 anni fa con un libro, L'animale femmina, che ha vinto il premio Calvino. È stato pubblicato da Einaudi, è stato un notevolissimo successo. Ad aprile, febbraio di quest'anno, quindi proprio un momento critico, è uscito il secondo romanzo di Emanuela, che ha un tema completamente diverso. Mentre il primo libro verteva su un rapporto malato di sudditanza psicologica fra una giovane avvocatessa e l'avvocato dello studio, l'avvocato più anziano dello studio, quindi con un sottilissimo gioco psicologico, questo libro invece tratta un tema molto drammatico, cioè il tema dei rapporti fra una madre e una figlia quando questi rapporti non funzionano. Abbiamo una madre, Emma, che ha rinunciato praticamente ai suoi sogni, alle sue speranze, alla laurea, a fare una carriera, a tutto perché è rimasta incinta e quindi ha scelto di fare questa bambina. La figlia, Matilde, che all'epoca dei fatti ha circa 18 anni, no? Perché è al penultimo anno di liceo, a un certo punto dichiara alla madre di aspettare un figlio anche lei, ed è una figlia che ha un rapporto pessimo con la madre rinfaccia alla figlia di non comunicare, di non parlare con lei, e la figlia rinfaccia alla madre di essere una che si lamenta perché ha rinunciato alla sua vita per lei, praticamente dandole una sorta di colpa per questo suo fallimento, tra virgolette. La storia corre quindi parallela fra queste due gravidanze, una gravidanza iniziata, quella di Matilde, perché la storia del libro riguarda questo primo periodo, e il ritorno indietro alla gravidanza della mamma. Poi ci sono tante altre figure, ma le protagoniste sono due. La terza figura importante è ci sono due protagoniste in mezzo, non so se si può dire, la terza figura importante è Suor Irene, che è stata la migliore amica di Emma, ma che nel momento in cui Emma
è rimasta incinta, quindi si è trovata di fronte a dei problemi immensi di gestione di questa gravidanza, sì o no, non accettata dalla sua famiglia originaria, è scomparsa, è andata in monastero e è diventata una sorella di clausura. Quindi poi la ritroviamo all'inizio, nelle prime pagine del libro, quando Emma va in monastero perché sa che in quel monastero è venuta la sua figlia, e poi la incontreremo in vari pezzi durante lo scorrere della storia. Ora io do subito la parola a Emanuela per chiedergli di parlarci di questi due personaggi. Come è venuto in mente a Emanuela di scrivere un libro su questo tema, su queste due donne, e cosa rappresentano e cosa sono queste due donne? Buonasera a tutti, anche da parte mia sono molto contenta di essere qui per la seconda volta, stavolta all'interno, l'altra volta forse il tempo era più, come dire, benevolo, quindi eravamo nello splendido cortile fuori. Allora, la tua domanda mi spinge prima di tutto a pensare una cosa che io penso sempre più spesso durante le presentazioni. Le presentazioni servono a uno scrittore molto a fare il punto della situazione, nel senso che scrivere un libro è un'esperienza abbastanza viscerale, è una cosa che fai di pancia, lo butti fuori. Poi la parte più teorica in realtà può sembrare un paradosso, ma ti si chiarisce a cose fatte quando vai in giro e ti cominciano a fare domande: perché hai scritto questo, cosa volevi dire, cosa intendevi raccontare. Ed è lì che tu cominci a costruire, come dire, l'aspetto speculativo del libro, che non è che prima non ci sia, però è più magmatico, è dopo che cominci a formalizzarlo. E in questo libro mi è successa una cosa che nel libro precedente non mi era assolutamente capitata. Avevo le idee molto più chiare, quindi più o meno quello che ho detto in tutte le presentazioni era all'incirca simile, cioè l'idea che mi ero fatta del libro era costante, uniforme. Invece in questo libro qui mi sono resa conto, ci sono state delle volte, ve lo confesso, in cui mi sono resa conto che il presentatore aveva una sua idea del libro e io ero così confusa che in qualche modo mi sono accodata pensando, mentre dicevo le cose, ma che sto dicendo? Cioè io non credo quello che sto dicendo. Può sembrare un paradosso, ma è forse perché il tema della maternità è così tanto delicato. Allora, la maternità è una cosa che mi tirano sempre fuori in questo romanzo, per cui io spesso ne ho parlato nei termini di un romanzo sulla maternità. E invece, adesso che è passato un po' di tempo, a forza di fare presentazioni, mi sono resa conto che non era assolutamente la mia intenzione. Io ho fatto una cosa probabilmente presuntuosa, e cioè ho usato la maternità per parlare di identità e di libertà. Perché mi sono resa conto, perché dico presuntuosa? Perché io figli non ne ho, quindi tutte queste esperienze, come dire, le deduco, ma non le ho vissute in prima persona. Sono abbastanza convinta che la maternità sia l'esperienza che può con più forza dire chi sei o negare chi sei, dipende da quanta libertà ci metti nell'affrontare questa esperienza. Per cui la maternità può diventare una tremenda trappola che ti allontana da te stessa, o al contrario può essere l'esperienza più trasformativa che rivela di te qualche cosa che tu nemmeno osavi immaginare. Però il tema centrale è la libertà. Quello che volevo raccontare, la storia che volevo così mettere in scena, era quella di due donne che rispetto alla maternità hanno riflesso un senso di identità completamente diversa. Una delle due la interpreta in un certo modo e di fatto rinuncia a se stessa, e l'altra dichiara fin da subito che non ci pensa neanche a rinunciare a se stessa perché è rimasta incinta, perché vuol vivere la maternità come un arricchimento e non come una rinuncia. Quindi, ripeto, è chiaro che l'oggetto è la maternità, è di quello che si racconta, però il tema è la libertà e l'identità. Senti, il titolo Insegnami la tempesta. Insegnami la tempesta è una frase che non c'è nel libro, ma rappresenta forse una cosa che tu pensi potrebbe succedere in un domani al di fuori della vicenda narrata nel libro. E come è nato questo titolo? E è nato, come spesso succede nel mio caso, alla fine proprio. Io conosco tanti scrittori che mi dicono che, al contrario, loro senza un titolo in mente non riescono neanche a mettersi a scrivere, cioè non gli esce fuori neanche la prima parola. Se fosse così per me, io non scriverei libri, perché a me veramente viene molto 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 alla fine. Come dici benissimo tu, io l'ho pensata come una cosa, una sorta di invocazione, che però in qualche modo appunto nel libro non viene mai pronunciata, quindi in uno spazio e in un tempo alternativi rispetto a quelli narrati all'interno del libro. Siccome questa madre e questa figlia non si capiscono, sono veramente sideralmente distanti,
Mi piace pensare che però la madre in qualche modo possa in un tempo futuro immaginare di rivolgere questa preghiera alla figlia, cioè insegnami la tempesta, perché la figlia è portatrice di tempesta, la madre no, al contrario, la madre è una donna molto spaventata dalle tempeste emozionali, che tende semmai a schiacciarle, a reprimerle, a rimuoverle, e quindi è una sorta di invocazione, o meglio, io ho desiderato, immaginato che la madre potesse farla come invocazione alla figlia, perché sono profondamente convinta che le tempeste nella vita sono necessarie, chi ha paura di passare attraverso una tempesta è qualcuno destinato a vivere nell'angolo, e a vivere nell'angolo secondo me è difficile essere felici. Quindi è questa sorta di invocazione che spero che la madre un giorno sia in grado di dire alla figlia. Senti, su Facebook un giorno tu hai messo un post dove annunciavi che usciva il libro di Emanuela. Io l'ho guardato, ho letto anche i commenti, fra i commenti ho visto una tua amica che scriveva: ma questo libro però mi è piaciuto meno del precedente perché l'ho trovato più freddo. Allora io, leggendo il libro, ho capito, secondo me, che senza saperlo ti aveva fatto un complimento, perché il libro non è assolutamente freddo, però il libro ha quella cosa che secondo me tu hai cercato, cioè c'è il distacco. Distacco fra il narratore e i suoi personaggi. Tu non hai preso parte né per Emma né per Matilde. Emanuela racconta le cose come stanno senza minimamente far capire, e ci sei riuscita, da quale parte lei pende o chi per lei ha ragione e chi ha torto. Il fatto che tu sia stata presa come fredda sta a significare che questo distacco sei riuscito a trasmettere. Credo che sia questo l'obiettivo che ti sei. Sì, per un verso è vero. Mi fai venire in mente, per associazione di idee, c'è qui presente stasera una mia compagna di classe dei tempi del liceo, con alcuni dei miei compagni di classe noi ancora ci sentiamo dopo circa 35 anni, e a 35 anni di distanza ancora mi rinfaccia una frase che io dissi in classe a un'interrogazione, che era: Cicerone propugnava, perché secondo loro una ragazzina soprattutto di 15 anni, come ero all'epoca, come dire, propugnava era come dire un termine non appropriato. Del resto io probabilmente ho sempre avuto un po' un gusto per un certo modo di usare la lingua, e sempre di recente una mia collega mi ha detto: io l'ho apprezzato di più questo romanzo rispetto al precedente, perché nel precedente a conoscerti ti si vedeva di più, si capiva che il personaggio, uno dei due protagonisti, parlava un po' come te. Uno dei due protagonisti è un avvocato di 70 anni, quindi che io possa essere una assimilabile, e oltretutto è uno da un eloquio, insomma, come dire, di un certo tipo, molto caratterizzato. Quindi evidentemente questo è sempre stato un pochettino un mio vizio. Sai che non l'avevo letto questo commento sul tuo... No, non mi era sfuggita questa cosa più fredda. Comunque è strano, diciamo, su base statistica, perché al contrario a me è stato detto molto più spesso che era più, semmai più freddo e più distaccato il primo. E questo invece è al contrario. Quello che sicuramente ho cercato di fare in questo secondo romanzo è di essere veramente molto equidistante rispetto ai personaggi. Nel precedente romanzo io ero evidentemente molto più vicina alla protagonista che non all'avvocato Lepore, sebbene poi la gente vada dicendo che io parlo come l'avvocato di 70 anni. Invece qui ho cercato di essere al centro senza prendere le parti di nessuno, e forse questo è stato interpretato come una forma di minor coinvolgimento, è possibile? Sì, sì. Mi era proprio sfuggito. Allora, prima di far leggere a Federica il primo brano che abbiamo selezionato, siccome questo brano parla della gravidanza, ti domando, io quando leggo un libro leggo sempre anche ringraziamenti, mi piacciono tanto, e tu hai ringraziato tante persone, fra cui Costanza Jesulum, due ostetriche, e Claudia Grendene, che è un'altra scrittrice che è venuta qui l'anno scorso con Emanuela, che ha due figli e che è stata quindi una consigliera affettuosa, che gli ha raccontato e gli ha fatto capire forse anche tante cose su questo aspetto. Io lascerei la parola a Federica e poi ci fai un commento a te. Durante gli ultimi mesi della sua gravidanza, Emma non aveva fatto altro che sognare disastri naturali: l'acqua, il fuoco, la cattiveria degli uomini. Si svegliava con l'affanno, cercando pace nel respiro di Fausto al suo fianco, ma appena riusciva a calmarsi,
si metteva subito in moto un diverso ciclo di ossessioni da cui non poteva svegliarsi. Il meccanismo elementare del concepimento. L'idea che l'inizio implichi la fine. Assumersi la colpa di aver dato vita a una creatura che dovrà morire. Era spaventata e non ne parlava, ma non era questo a sorprenderla. La stupiva invece un'altra evidenza. Non riusciva a sentire nulla. Ormai non era più preoccupata delle conseguenze. Il peggio era passato andando a vivere con Fausto. Ma all'accettazione del figlio non era seguito l'amore. L'unico legame che avvertiva era quello della responsabilità. La gravidanza era andata bene, a parte l'intoppo al quinto mese quando saltò fuori un sospetto di preeclampsia. Ma non ci sono rischi se la situazione viene monitorata, aveva detto la dottoressa. Si tratta solo di fare attenzione alla dieta, al sale, soprattutto tenere sotto controllo la pressione e assumere magnesio per via orale. Fu il primo sacrificio. Costò poco e anche Fausto rinunciò al sale per solidarietà. Quando Emma scolava la pasta, però, e Fausto le dava le spalle per apparecchiare, lei ne buttava due pizzichi nel suo piatto prima di versare il sugo. Restava a guardarlo mentre mandava giù i primi bocconi e l'espressione si distendeva. Pensavo peggio. La bambina, seppero che era una femmina alla 15ª settimana, era arrendevole e quieta. Passava la maggior parte del tempo a nascondersi. A volte, non fosse stato per la sporgenza sferica dell'addome e per le immagini spettrali delle ecografie, Emma avrebbe quasi dubitato di portarla in sé, come se abitasse profondità impenetrabili, preistoriche, riaffiorando solo a tratti nella cavità del suo ventre, per brevissimi istanti, prima di affondare di nuovo nell'abisso liquido e inaccessibile del buio. Erano momenti che lasciavano Emma stupefatta. Faceva lunghi respiri sdraiata sul letto, cercando di visualizzare il silenzio in cui riposava la figlia e abitandolo in sua compagnia. «Chi sei?» sussurrava. Ed era come rivolgersi a una presenza intravista in controluce tra le mura di una casa abbandonata. Sapere che era femmina però le diede una pace istintiva. Un maschio le avrebbe fatto paura. Una bambina, invece, evocava un'idea di intimità viscerale. Dal momento in cui scelsero il nome, un mese prima della nascita, l'identità di Matilde precipitò tra loro cominciando a delinearsi in modo netto, come fosse stata in attesa solo di quell'atto ufficiale, per affermare chi era. Le ultime settimane Emma chiese a Fausto qualche consiglio sulla musica da ascoltare. Voleva mettere Matilde alla prova. Ne approfittava per imparare qualcosa anche lei, visto che non ne capiva niente. Le sembrava di poter dire che Matilde reagisse bene a un certo rock vintage cerebrale che lui amava molto. Yes, King Crimson, Tangerine Dream. Le piaceva anche la musica classica, Bach soprattutto. Mentre alcuni compositori roboanti dell'Ottocento le procuravano un leggero sussulto ritmico che somigliava a una risata. Emma sentiva che la bambina era a suo agio anche passeggiando nei giardini di Castel Sant'Angelo, la cosa più simile a un parco che riusciva a raggiungere a piedi da casa, quando non era troppo stanca. Oppure dentro le chiese, specie quelle eccessive e barocche tra il Pantheon e Campo dei Fiori, con gli angeli che incombono sulle volte e precipitano dalle cornici nell'apertura immensa delle ali. Apprezzerà l'arte o si sdraierà sui prati? Difficile dirlo. Di una cosa però Emma era certa. Avrebbe amato la misura. La sua mano andava alla pancia e percepiva la sagoma di un alleato. Sentiva che quella creatura avrebbe potuto salvarla. Non era ancora un amore compiuto, ma la bellezza del mondo pareva moltiplicarsi all'idea che avrebbero potuto condividerla insieme. Lei e la bambina solo immaginata, ancora sconosciuta, brulla e indecifrabile come un continente lunare. Tu si vede che sei proprio profetico, perché hai citato esattamente nei ringraziamenti, come dire, quei passi che poi sono quelli di Federica a letto, nel senso che la fonte Costanza, tu la dici, la chiami Iesurum, a me viene chiamarla Iesur, non lo so, a me io l'ho sempre chiamata Iesurum, ma non lo so, in realtà non saprei, che è una scrittrice, una psicanalista lei di mestiere, però è anche una scrittrice, insomma scrive testi divulgativi, ma anche di altro genere, è una donna molto profonda, e la riflessione
riflessione che mi ha colpito moltissimo è appunto quella che tu hai appena letto all'inizio del capitolo, perché non, appunto, presumibilmente non avendo avuto figli io non l'avevo mai fatta, e cioè immagino che soprattutto nella fase della gravidanza il pensiero di aver dato la vita a qualcuno che prima o poi dovrà morire sia qualcosa di abbastanza d'impatto, ecco, non voglio dire necessariamente sconvolgente, in fondo è solo un elemento nel flusso della vita, però certo è una responsabilità diversa rispetto al sapere genericamente che tutti dobbiamo morire, quindi è una dimensione che mi interessava moltissimo, ecco, come una madre si rapporta a una cosa così, così particolare. Poi senz'altro Claudia Grenden è stata un riferimento fondamentale, no? Mi ha fatto molto sorridere che pochi giorni fa ha pubblicato un post, l'avrai letto, in cui in un momento di esasperazione, ma io la comprendo perfettamente, lei diceva: io nella vita voglio tutto, voglio essere una madre per i miei figli e ci voglio stare, è chiaro che questo implica un grado di coinvolgimento, di presenza, di energia, ma questo non vuol dire che io voglio rinunciare ai miei desideri, alle mie aspirazioni. Io ho un'amicizia strettissima con Claudia e la cosa di cui la sento lamentarsi più spesso è questa, che non riesce a trovare il tempo per scrivere, e lei, come tutte le madri, ha imparato a scrivere in qualunque condizione di tempo e di spazio, lei a 5 minuti scrive, però malgrado questo non ce la fa. E questo senz'altro era un altro dei temi su cui volevo molto riflettere, cioè non credo, non dico certo una cosa originale dicendo che un figlio ti cambia la vita, e quindi io credo che sia, sono abbastanza convinta che sia molto importante continuare a domandarsi sempre nella vita, ma in particolar modo in presenza di figli, cosa sto facendo, dove sto andando, quanto sto sacrificando, perché lo desidero, perché amo mio figlio e voglio che sia felice, e quanto sto deragliando rispetto a un cammino in fondo al quale io so o ritengo che ci sia la mia felicità. Ecco, queste erano le cose su cui volevo riflettere di più, quindi il brano proprio cade a pennello, ma anche le tue riflessioni sui ringraziamenti. Grazie. Un altro tema che hai accennato te, che è uno dei due temi fondamentali a cui hai fatto riferimento, è il tema della libertà. Allora, qui c'è una persona, che è Suor Irene, che apparentemente rinuncia alla sua libertà chiudendosi in un monastero di clausura, ma Emanuela ci presenta questa scelta come una scelta paradossale di libertà. E tu hai avuto anche, l'ho sentito in una cosa che, online, una presentazione online, che forse la prima che hai fatto riferimento a una suora di clausura catalana che si chiama, io non sono se, Teresa Forcades. Quindi ora io non so se ti sei ispirata a Teresa Forcades, ma è molto interessante che tu ci spieghi questo concetto di libertà, come viene fuori dall'incontro con Suor Irene, e seguirà un brano. Sì, certo, può sembrare un forte conflitto, no? Irene, che appunto è la vecchia amica della madre di Emma, e con cui non si vede più, hanno perso ogni contatto da 20 anni, e io Irene l'ho connotata molto come una donna che ha fatto una scelta di libertà assoluta all'interno della clausura, quindi non solo la scelta religiosa, ma una scelta religiosa particolare, estrema, come appunto la clausura. Racconto spesso che è stato oggetto questo personaggio di molte discussioni fra me e la mia editor in Einaudi, che è Rosella Postorino, perché per Rosella la scelta della clausura è una cosa incomprensibile, cioè lei dice: per me questa è una forma di egoismo assoluto, significa voler rinunciare a tutti i rapporti di amore, alle persone che ci hanno cresciuto, che ci hanno amato, che desiderano stare con noi, come è assolutamente umano e comprensibile. Ora, io capisco questa posizione, ma no, non sono allineata. Io sento nella clausura, e come dico sempre, non certo per motivi confessionali, perché io non sono cattolica, ma sento nella clausura, la connetto proprio la clausura a un'idea di libertà assoluta. Io credo molto proprio per vocazione mia personale, perché io sono a mio agio nel silenzio, nei monasteri, io me lo spiego con la reincarnazione, io credo di aver vissuto molte vite felici da monaca di clausura, ma poi perché, come dire, dal punto di vista della mia formazione, io sono una storica medievale di formazione e ho studiato soprattutto religiosità femminile medievale, sono laureata, ho fatto una tesi su una santa messinese del 400 della riforma dell'osservanza, e per la mia esperienza la clausura
letteratura nel Medioevo, anche in epoche successive, ma certamente nel Medioevo, è sempre o quasi sempre una scelta di assoluta libertà. La clausura è la scelta che fanno le donne che spesso e volentieri si oppongono ai valori, agli, scusate, voleri della famiglia, che desiderano destinarle a matrimoni più o meno utili, appunto, alle politiche interne della famiglia. Sono donne che rifiutano di assecondare questo tipo di approccio e decidono di scegliere la propria vita. È chiaro che la scelta della propria vita è inevitabilmente un parametro condizionato dal contesto culturale in cui si vive. Nel Medioevo la scelta della tua libertà non poteva certo essere: prendo uno zaino e me ne vado a fare l'autostop in autostrada, perché è ovvio che quel contesto non lo consentiva. Però la scelta della clausura è appunto fortissimamente condizionata, quasi sempre, dalla voglia di libertà, di autodeterminare il proprio destino, tant'è che spessissimo le sante che appunto fanno scelte di questo tipo sono costrette a scappare in maniera anche molto rocambolesca. Spessissimo le vite delle sante sono interessantissime proprio per questa ragione, e non sempre entrate in monastero poi se ne stanno buone perché hanno ottenuto quello che vogliono. Per esempio la santa su cui io mi sono laureata, che è pochissimo conosciuta, si chiama Eustochia, è una che poi dopo essere entrata in monastero ha voluto aderire a una serie di movimenti di riforma interni del francescanesimo, per cui si è messa in discussione con le autorità ecclesiastiche. Quindi insomma io ho proprio questa matrice di clausura come forma di assoluta libertà. E Teresa Forcades, che tu citavi, che è appunto una santa catalana mia coetanea, siamo tutte e due del 67, qui da noi non è molto conosciuta, ma in Catalogna invece è famosissima perché è anche molto coinvolta nei movimenti politici di indipendenza, perché pur essendo una sola di clausura, lei ogni tanto prende 3 mesi di, viene autorizzata dai superiori a vivere nel mondo. Io l'ho cercata come immagine, Teresa Forcades, come personaggio, pensando che non esistesse, perché avevo paura di sentirmi dire: ma figurati se una suora di clausura può dire le cose che dice la tua o fare quello che fa. Ecco, Teresa Forcades, lo cito sempre come punto estremo, è una suora di clausura che è favorevole all'aborto, per dire che si può essere suore di clausura e avere posizione, indipendentemente da come la pensa ciascuno di voi, tutte le posizioni sono rispettabili, però certo una suora di clausura d'accordo con l'aborto possiamo dirlo che è piuttosto avanzata come posizione. Quindi l'essere una suora di clausura non è assolutamente, non richiama, non deve richiamarci quell'immaginario classico che abbiamo noi, che è, come dico sempre, per noi italiani la suora di clausura una è Virginia Adelaida, la monaca di Monza, no? Oppure secondariamente la tristissima Maria della storia di una capinera di Verga, che sono entrambi personaggi malmonacati, costretti a entrare in convento. Ecco, per il Medioevo questa è una realtà completamente alternativa, quindi per me l'idea di clausura è fortissimamente connessa alla libertà. L'idea del monastero aveva colpito Emma. Immaginava che la scelta di Rene implicasse una nota di provocazione. Chiudersi lì dentro, lei, che non era credente. Perché proprio un posto come quello le aveva chiesto? Perché è perfetto per concentrarsi, noioso, nessuna distrazione e mi ospitano gratis. Certe volte avere una madre molto cattolica è una fortuna. 2 giorni prima che Rene rientrasse, Emma aveva scoperto di essere incinta. Non so perché arrivata in quel posto mi sono messa a pregare con le monache. È cominciato in modo banale, come è successo a te in questi giorni. Mi hanno invitato e sono andata. Le raggiungevo nelle pause di studio perché cercavo la contraddizione. Mi attirava l'occasione di infilare la mano in una crepa. Mi sembrava tutta una messa in scena. Vedevo solo un rito asfissiante, insensato, superficiale, come le cose che mandi a memoria e che ripeti con la testa da un'altra parte. E poi loro non parlavano. Quindi io non potevo chiedere. Pensavo che non ci fosse niente di peggio nella vita. Però ogni tanto, nel silenzio, qualcosa mi toccava, come una medusa sotto il pelo dell'acqua. All'inizio provavo lo stesso schifo, ma non potevo negare che ci fosse. Ho avuto paura. Tacque e iniziò a camminare. Emma l'affiancò. Il lembo della sua tonaca le sfiorava il fianco. Il grembiule cerato emetteva un sottile fruscio. Emma si guardò intorno. Durante tutto il tempo che avevano trascorso lì, non era comparso nessuno in cortile, né aveva intravisto movimenti dietro le finestre. Come si fa a passare la vita in questo modo? Non riesco a capirlo. Pensavo la stessa cosa, però il rifiuto non era forte abbastanza per venir via. Continuavo a oscillare fra lo strazio di questa vita e la forza che mi trascinava nella stessa direzione. Ma tu davvero non vedi il limite
La costrizione. Certo, non ero cieca. Se me l'avessi chiesto avrei potuto descriverlo e con le stesse parole che stai usando tu. Ma quello che sperimentavo era un'altra cosa. Subivo una metamorfosi accelerata. Sapevo che sarei dovuta scappare via. Eppure, mi sentivo libera. Emma si fermò. Libera? Sì, in un modo che non coincideva con l'idea che mi ero fatta della libertà fino ad allora. La possibilità di andare, partire, spostarsi, l'assenza di vincoli. Quella che portavo, invece, era una cosa che aveva a che fare con la mia natura. La libertà di essere totale. La libertà di non coincidere con niente, di non venire definita da nulla. È come un volano, trattiene il tuo corpo tra queste mura, mentre lo spirito può essere ovunque, focalizzato solo sul volo. Nemmeno la fede, che è venuta dopo, è stata costante nello stesso modo. Dio a volte si sottrae, non è possibile evitarlo. Non conosco nessuno che abbia fatto questa scelta e a cui prima o poi non sia capitato. Il senso della libertà, invece, non si è incrinato mai. Ancora oggi, tra fede e libertà, non so dirti davvero cosa conti di più per me. Riprese a camminare, accostando la sua spalla a quella di Emma. So che per te è incomprensibile. Io stessa ho cominciato a capire solo quando ho smesso di resistere. Ho anche provato ad agire ragionevolmente, perché ero sicura che mi sarei pentita. Sono rientrata a casa, ma mi sono accorta subito che era stato un errore. Tu però avevi appena scoperto di essere incinta e non potevo lasciarti. Pensavo di poterti restare accanto fino alla fine. Ho anche cercato di parlare con mia madre, provando una vergogna spaventosa. Mi venivano in mente frasi che mi facevano sembrare un'invasata. Si fermò, come se le mancassero le parole. Ma in che modo avrei dovuto chiamare questa cosa che lì mi riempiva e che si contraeva in un pugno quando mi allontanavo? Era il cuore del mondo. Io non ero più capace di togliermelo dalla testa. Avrete notato la scrittura di Emanuela, che è una specie di congegno orologeria. Io me la immagino così, come un orologio, le rotelle al suo posto. Siamo proprio alla perfezione nella scelta delle parole, alla perfezione nella costruzione delle frasi e nella asciuttezza, perché non c'è mai una parola di troppo in quello che scrivi. Comunque, di lettura poi, di scrittura, parleremo anche con Sara dopo. Concludo con Emanuela facendo riferimento anche a un altro personaggio, perché non è che questo libro ha solo queste due donne e la suora, ci sono anche altri personaggi, quello che ha messo incinta Emma, quello che ha messo incinta Matilde, i genitori di Emma, insomma ci sono altri personaggi anche importanti, ma il quarto protagonista secondo me è Fausto, non so se sei d'accordo, perché rappresenta una persona maschile che secondo me qui questo tuo distacco c'è stato un po' meno, perché credo che tu, che Fausto, come l'hai raccontato te, rappresenti una figura di uomo che ti piace, come tu vuoi che sia, perché Fausto, penso si possa dire, non è il padre naturale di Matilde, ma accetta di sposare, prendersi le sue responsabilità ed è un padre meraviglioso per questa bambina, tanto che Matilde ha un rapporto molto più franco, molto più sincero, molto più liscio con questo padre non biologico. Ora, questo è un libro abbastanza tosto, cioè un libro drammatico, non ci sono momenti leggeri, momenti allegri, però io la devo riferire, c'è una frase che mi ha fatto ridere, perché quando Emma è in sala parto e le stanno attaccando la flebo di, Emma è la mamma, le stanno attaccando la flebo di ossitocina, quindi questa donna è in crisi, sta male, soffre, ha dolore, è in un momento non sa davvero cosa aspettarsi. In quel momento entra nella sala parto il marito, tutto imbacuccato con il camice, la mascherina, la cuffia, eccetera, pensando di poter essere d'aiuto, ma per non dare noia si mette da una parte per non disturbare. Emanuela commenta: Emma non ricavò alcun sollievo dalla sua presenza. Punto. Ed è una rassoiata tremenda che però fa capire come il rapporto fra questi due sia stato sempre molto difficile. Se
sai che non me la ricordavo la frase. Mi coglie quasi di sorpresa, però si rende perfettamente la natura della loro relazione. Fausto in fondo è veramente un buono, e hai ragione, è un personaggio a cui sono molto affezionata, e anzi mi è cresciuto nelle presentazioni. A forza di parlarne mi sono resa conto che forse è perfino più grande di come l'avevo descritto, tant'è che sai che nella fase di elaborazione dei romanzi tu spesso fai delle schede personaggio, no? Perché come ti viene giustamente richiesto, tu del personaggio devi sapere tutto, poi magari nel libro ci finisce il 20%, ma tu devi sapere esattamente chi è e perché è diventato così, se lo vuoi rendere credibile. E io ho scritto tutta la sua storia familiare, io me l'ero immaginata, tutta roba che non c'è assolutamente nel libro, me l'ero immaginato questo Fausto come figlio unico di una di quelle madri sostanzialmente terribilmente infantili, no? Assolutamente inaffidabili, che tra l'altro più invecchiano e più peggiorano a quel punto di vista, e quindi questi figli che sono costretti fin da piccolissimi a diventare adulti precoci, 8, 9, 10 anni, anche perché spesso sono sostitutivi di un padre che manca, di un padre assente, e quindi me lo sono immaginato prendersi cura di questa madre assolutamente incapace di occuparsi di lui fin da piccolissimo. Le persone così in genere sviluppano un altissimo talento per la cura, ecco, imparano a sintonizzarsi fin da tanto 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 presto con i bisogni degli altri, e quindi poi da adulti, se riescono a superare il trauma, perché naturalmente un trauma simile può anche al contrario renderli persone molto molto incomplete, molto addolorate, quindi dei pessimi partner, ma Fausto evidentemente è uno che invece ha preso il meglio da questa esperienza, e quindi lui subito, come una sorta di folgorazione, il giorno stesso in cui conosce Emma, che appunto è già incinta, ha scoperto da poco di essere incinta di un altro uomo, sente come una chiamata, anche perché un altro tema molto importante in questo libro, quello della vocazione, della chiamata, cosa siamo chiamati a diventare. Ecco, Fausto sente la chiamata e accetta immediatamente, senza esitazioni, e resta lì per tutto il resto della sua vita, anche se Emma è molto altalenante nell'affetto nei suoi riguardi. Alla fine, ecco, in qualche modo c'è una riconciliazione, però ecco, lo fa con veramente con costanza, con fermezza e con grandissimo amore. Bene, allora ora passiamo a Sara e poi dopo ritiriamo le fila un po' di tutte e due insieme. Il libro scritto da Sara Savioli è questo qui, Gli insospettabili. In copertina vedete un alano, due tartarughine, un gatto, delle piante e degli uccellini. Sono loro gli insospettabili, non so, perché uno legge questo titolo e pensa agli intoccabili, un libro di mafia, agli insospettabili, perché è un giallo questo libro. In realtà gli insospettabili sono loro, sono questi animali. Una brevissima scheda di Sara Savioli, è una giovane sarda, perché qui abbiamo due trapiantate, Emanuela è romana, trapiantata a Padova, e Sara è sarda, non so di quale città. No? Sardegna. Del nord Sardegna, quindi non sei una ferrona, sei del nord. E si è spostata a Parma, dove è laureata in scienze naturali, poi con un master in chimica analitica e scienze forensi, ha fatto il RIS, ha fatto il CSI, ha fatto la perita forense per i carabinieri, per il tribunale, per diversi anni, poi ha smesso, giusto? Dopo aver fatto un po' anche di libera professione, ha interrotto e ti sei data alla scrittura. Quasi alla scuola, allora ci chiarirai anche questo punto. Dopo essere entrata in finale in due volte al premio Romanzi in cerca d'autore, ora, credo ad aprile, può essere, è uscito il tuo libro? 2 luglio, è uscito questo suo primo romanzo, Insospettabile, che è una commedia gialla, è un giallo molto leggero, molto divertente, veramente divertente, in ogni pagina c'è qualcosa di spiritoso, di intelligente, che rivela sensibilità. C'è comunque una storia gialla di sfondo, perché il libro comincia con un uomo che viene buttato di sotto da una terrazza, si schianta sul pavimento, quindi l'indagine a cui è chiamata Anna Melissari, la protagonista, che lavora in uno studio in un'agenzia investigativa del signor Cantoni, e loro sono chiamati a risolvere questo delitto, e nella narrazione di questa indagine Anna Melissari, questa investigatrice
veramente squinternata, strana, disorganizzata, buffa, originale, scopre molti legami fra la comunità dove il deceduto, che è, cioè l'ammazzato, che è un ex tossicodipendente, e i lavori che ha fatto successivamente, grazie molto alla sua intuizione di collegare delle rivelazioni che ha dagli animali e dalle piante. Perché Anna Melissari ha avuto una piccola emorragia cerebrale e come esito definitivo, ci immaginiamo, ha questa sua capacità incredibile di riuscire ad ascoltare, a parlare, a interagire con gli animali. Quindi lei, questo Cantoni, il titolare dell'agenzia, se la tiene ben stretta, perché chi mai c'ha un assistente che è capace di trarre delle informazioni dalle persone più sincere del mondo, gli animali candidi che tutto quello che vedono possono riferire. Infatti le tartarughine poi hanno un ruolo importante verso la fine. Due tartarughine d'acqua che si sballottano un po', sia Cantoni che Anna, riescono poi a dare delle informazioni importanti. Poi ci sono anche altre informazioni importanti per cui Anna poi riesce a ricomporre questo quadro e quindi il giallo si risolve. Ma oltre ad essere un giallo divertente e ben scritto, ben congegnato, è un libro questo di grande saggezza. Io questo libro, come anche questo, prima di venire qua me lo sono riletto col quadernino, la penna, per scrivere le cose che mi colpivano, e ho cominciato a dire: ma qui questa frase me la devo segnare. Poi giravo due pagine, mi segno anche quest'altra frase. Alla decima frase che mi segnavo ho detto basta, non ne segno più, perché è un continuo di frasi che io non ho riportato e non vi riporto perché ve le cercate da voi, esprimono veramente un grande senso di profondità anche nell'affrontare cose, dietro una facciata di leggerezza, ma senza essere limitante con questo termine, c'è dietro grande profondità. Io ti darei la parola, che poi non vorrei andare troppo avanti nel raccontare la storia, per chiederti ovviamente com'è che ti è venuto in mente di scrivere un libro dove gli animali parlano e dove il protagonista parla con gli animali, perché è vero, ci sono altri libri dove gli animali parlano, ma qui c'è un'interazione veramente particolare. Quindi la mia domanda è: come ti è venuto in mente e perché? Allora, prima di tutto grazie Stefano per tutte queste bellissime parole, grazie a tutti voi per essere qua stasera. Allora, a dire la verità, non so come mi sia venuto in mente, perché io non avevo mai scritto niente nella mia vita, mi sono trovata a casa, io avevo sempre lavorato tanto, anzi nella mia dimensione lavorativa trovavo una grandissima realizzazione di me, e invece ho avuto dei problemi di salute molto pesanti, per cui mi sono trovata con delle giornate da passare fra le quattro mura domestiche, e quindi insomma ho reagito con la tenacia che comunque penso di avere. Però appunto tutti i giorni che passavano queste mura diventavano più strette, e soprattutto io cercavo un modo per riuscire di nuovo a sentirmi una persona che dava qualcosa. E niente, una mattina ho acceso il computer, pagina bianca, e sono partita così, immaginando un ficus che chiedeva di bere dell'acqua. E la storia è nata, è andata avanti in maniera assolutamente istintiva, in 80 giorni, compresi sabati, domeniche, bambino malato e quant'altro, la prima stesura del libro è andata a finire. Ed è stata una stesura assolutamente istintiva. Cioè io mi alzavo la mattina e mi dicevo, ma chissà cosa faranno questi pazzi furiosi. E lasciavo che la storia andasse da sola e andasse da sola. Di fatto penso che l'idea di iniziare a parlare con gli animali e con le piante sia nata da un desiderio di riuscire a vedere il mondo e la vita e le cose che non sempre sono semplici da guardare e da tradurre, anche da mandar giù,
con occhi radicalmente diversi. Riuscire a delocalizzarsi, a spostarsi, ad andare lontano da delle interpretazioni classiche e vedere quindi che il mondo è un posto immenso, non soltanto perché è grande, perché è ricco di eventi, opportunità e possibilità, ma anche perché è infinito nelle letture di queste. E quindi ogni piccola differenza nel vedere le cose, nell'interpretarle, è un'infinita ricchezza. E quindi mi piaceva questa idea, che la stessa cosa vista da un platano, vista da un cane, da una tartarughina, da una persona razionale, potesse essere sempre diversa, ma sempre vera. E questo libro mi ha aiutato molto, perché ha fatto nascere una parte di me che probabilmente era nascosta, che aveva bisogno di darsi spiegazioni alternative e di trovare nuovi sensi che con i miei occhi non riuscivo più a vedere. Hai imparato a parlare come parlano a Parma, dalla Sardegna. Sei una che succhia, quindi. Torni al sardo. Senti, questi animali sono, come tutti gli animali, incapaci di mentire, sono sinceri, quindi sono testimonianze importanti per Anna e per Cantoni. Ma c'è un altro animalino nella storia che è Luca, il figlio di Anna. Anche tu hai un figlio, non so se è della stessa età, ha 4 anni. Adesso Matteo ne ha 9. Comunque, dialoghi fanno venire fuori veramente un sacco di semplice saggezza da parte di questo bambino, ma in maniera veramente divertente. Tu, è possibile considerarlo anche lui alla stregua degli altri animalini? Allora, devo fare la premessa che tutto ciò che Luca nel libro scrive in realtà sono cose che ha detto il mio bambino quando aveva 4 anni e avevo scritto. E parentesina ridicola, ma che mi piace dire, è che Matteo sa che c'è lui in questo libro, ma sa che c'ha un altro nome. Allora io a Matteo gli ho detto: Matteo, guarda, su tutte le cose che hai detto tu, però ti ho messo un nome diverso, perché sarai tu a scegliere a chi dire e se dire, oh, questo sono io. È un rispetto della tua privacy. E allora casomai siamo in coppa a fare la spesa, guarda la commessa, ce lo dico che sono io, Luca. Ogni tanto salta fuori, ci siete molto in incognito, no? Ed è molto bello. Ma sì, i bimbi sono degli splendidi animalini, hanno questi aspetti particolari che sono quelli di un occhio non convenzionale e spesso ci terrorizzano proprio per questo, perché con la loro vista e il loro occhio non soltanto sanno dire che il re è nudo quando il re è nudo, cosa che noi adulti facciamo molta più fatica a tirare fuori, ma ci aprono universi sconvolgenti e visioni che per noi che siamo abituati ad avere tante sicurezze possono essere davvero difficili da gestire. E in più hanno delle letture che sono più profonde delle nostre, perché come gli animali non si attardano tanto sulla verbosità e la ricchezza delle parole, ma su tutto quello che noi adulti che siamo così concentrati a quello che diciamo, ad ascoltarci da soli, che ci piace moltissimo, no? E ad ascoltare meno gli altri. Invece i bambini hanno ancora questa istintualità che fa parte della loro ricerca di sopravvivenza, che è molto simile a quella degli animali, di leggere il non detto. E quindi questo li porta a capire delle cose molto particolari, che noi ci perdiamo, che loro, se appena appena vengono lasciati liberi di dire, ci dicono, e che sarebbero decisamente da ascoltare di più. Federica, puoi leggere la prima lettura che riprende questo. Mimi, perché si dice che la mucca mugisce e non che mucchisce? In effetti è una bella domanda, però potremmo chiederci anche perché si dice muccheggi. Ecco, perché? Sono modi di dire, amore. Qualcuno un bel giorno ha deciso che si diceva così e poi tutti hanno iniziato a farlo. Se ognuno dicesse quello che vuole non ci capiremmo più e allora ogni tanto dobbiamo decidere che va bene una parolina anche se ce ne piacerebbe di più un'altra. Però tra io e te ci diciamo mucchisce, che ci capiamo di più ed è più bello, va bene? Va bene, mi piace. Mucchisce sarà la nostra parola segreta.
I viaggi in auto sono sempre interessanti, se posso allietarli intrattenendo queste conversazioni con il mio bimbo di 4 anni. È qui che la sua testolina produce più articolati dubbi e perché sulla vita e sulle cose. Dubbi e perché dalla complessità direttamente proporzionale al mio livello di stanchezza. Così, tra un "mi scappa la pipì, ma l'hai appena fatta!" e un "ma come guida quel demente lì, Mimmi, non si dice demente!" cerco di rispondere ai suoi quesiti con il massimo della mia sincerità, perché ho imparato che l'arrampicata sugli specchi non serve a nulla e impatta contro la razionalità infantile esplodendo in 1000 frammenti. "Mimi, cosa c'è da mangiare stasera?" "Minestra e bistecchina buonissima." "La minestra non mi va, e allora bistecchina buonissima. Siamo a casa, amore." La mia vita si dipana così. Ore 18:30, si torna a casa. A quel punto della giornata sono in balia della spossatezza e dello sconforto al pensiero che manchino ancora almeno 4 ore al magnifico momento in cui mi infilerò a letto. Non penso mai di farcela. Mi dico: stasera cedo, stasera non ce la posso fare. No, sto cedendo, come ho fatto a non crollare 5 minuti fa. Crollo, cedo, ora. E poi resisto. Chissà se è così per tutti o sono io la carcassa, il macchinario da demolizione. Anni fa mai avrei pensato di provare una stanchezza tale. Io che avevo sempre tante belle idee per la testa e che mi chiedevo perché mai si dovesse dormire più di 6 ore. E dopo essermi interrogata sull'entità della mia inettitudine, parcheggio, prendo le borse, faccio scendere il ricciolino, apro la porta, salgo le scale di casa, svesto me il bimbo, calze antiscivolo. "No, Luca, non tirare il cappellino." Raccolgo il cappellino, chiudo la finestra, metto sul brodo. E nel frattempo la testa vaga altrove, grazie all'utilizzo di risorse cerebrali che sarebbero per vocazione dedicate a farti respirare e battere il cuore e si adoperano invece a far funzionare anche tutto il resto. Ho imparato che il fatto che una vita possa essere banale e al tempo stesso eccezionale è qualcosa che sta negli occhi di chi guarda. Io trovo straordinaria la mia, come straordinaria la capacità di andare avanti sempre, comunque, anche quando di energie non se ne hanno più. E poi ecco che salta fuori qualcosa che ha del miracoloso, come le risorse cerebrali di qui sopra. "Mimi, posso guardare un cartone animato?" "Sì, 10 minuti ed è pronto." Tra poco rientra mio marito, la lavatrice ha finito e poi stenderò. Una vita così, insomma, niente di speciale. Fuori le giornate cominciano impercettibilmente ad allungarsi, ma la primavera è ancora lontana. Il rumore dei cartoni animati si mescola con quello di padelle e stoviglie. Ed ecco che Banzai entra in cucina, strisciandosi languidamente contro lo stipite. Il pelo vaporoso gli dà un tocco di regalità felina che mi riempie di ammirazione. Senza dubbio si è appena alzato da qualche angolino caldo e morbido della casa. Si siede composto, si copre delicatamente le zampe davanti con la coda e mi punta addosso i suoi grandi occhi verde smeraldo. "C'è da cambiare la sabbia della lettiera, è così sporca che devi ringraziare la mia nobiltà d'animo se non ti ho già fatto la cacca sul pavimento", mi dice flemmatico. Sì, me lo dice il gatto. Ah, io stavo parlando senza questo, sentivate lo stesso? Ah, meraviglioso, come me racconto. È un personaggio che cerca sempre di migliorarsi, cerca sempre di crescere, cerca sempre di andare avanti. Sì, decisamente sì. È una delle cose che della mia Anna mi piacciono tanto. Perché Anna sbaglia, inciampa, fa dei grandissimi pasticci, però è una persona che si mette sempre in discussione.
sempre. Litiga in continuazione, per esempio, con Cantoni, che è il capo dell'agenzia investigativa, con il quale ha una visione del mondo radicalmente diversa, ma entrambi dai loro scontri crescono, che vuol dire che non si scontrano semplicemente, si ascoltano e spesso si accorgono di dover rivedere le loro posizioni. E Anna ne è sempre capace di fare questo tipo di passo, di crescita e di maturazione sua. Molto spesso si trova a capire che ha delle prevenzioni, ha delle idee sbagliate, e lì non si spaventa, accoglie con curiosità questi aspetti nuovi che la portano a crescere. E per quanto riguarda il fatto che appunto non è una persona estremamente social, diciamo così, sì, lei non lo è una persona che basta abbastanza se stessa, non ha paura di guardarsi in faccia e appunto di continuare a crescere, a guardare il mondo con una buona curiosità, diciamo così. È una solitaria socievolissima, cioè sa stare con gli altri, e sta bene anche con se stessa, ma soprattutto ha voglia di volere bene agli altri. E questo penso sarebbe un punto sul quale tutti dovremmo lavorare, no? Siamo stati abituati fin da molto presto al io valgo, vogliamoci bene a noi stessi. Molto sano, molto saggio, doveroso sapere come si sta con se stessi. Però anche volere, avere la voglia di lavorare su se stessi una volta che si ha una propria solidità, per imparare a volere veramente bene agli altri e a stare con gli altri, credo che sarebbe un qualcosa che farebbe bene a noi tutti, e deve passare assolutamente attraverso la capacità di mettersi in discussione, ed è una cosa che Anna, da questo punto di vista, sa fare ed è determinata a fare. Anna ha tantissima empatia, perché lei, diciamo, nello svolgersi della storia vediamo che piano piano comincia a ritirare le fila dei suoi rapporti sia con Cantoni che anche con gli altri, e fa molta autocritica, si rende conto che delle volte pensa di avere ragione, ma non ha ragione, lo dice anche all'interno della stessa pagina, sì, io, però forse non ho ragione, forse ha ragione lui, ma ha anche tantissima compassione. C'è un pezzo che mi ha veramente molto emozionato, quando Anna va a parlare con la mamma del morto. Questo ragazzo, che era abbastanza giovane, era un disgraziato, perché era un tossico, poi va nella comunità di recupero, ma poi lo mandano via anche di lì, era litigioso, ricomincia a spacciare, insomma, poi alla fine scoprirete come viene ammazzato. Ma nel colloquio con la mamma, che è una persona veramente sensibile e delicata, viene fuori questo aspetto molto forte di Anna, di provare compassione per lei, capisce, si mette nei panni e capisce veramente come sono fatte le persone. Sì, ci mette sicuramente del suo, anzi alle volte lei, essendo una neofita della professione che fa, è anche inondata da questo tipo di effetto empatico che spesso le fa perdere la lucidità. Cosa che invece Cantoni, che ha più esperienza, sembra più freddo, in realtà semplicemente gestisce meglio le cose, insomma. L'empatia ha questa doppia faccia, no? Si dice che addirittura le persone che spesso fanno anche delle cose pessime, terribili e di rifiuto nei confronti di altri esseri umani abbiano una mancata gestione di un'empatia eccessiva, per cui arrivino fino al rifiuto degli altri, a non vederli, a lasciarli morire, pur di non essere inondati dal loro dolore, no? Quindi l'empatia è qualcosa di potentissimo, ma bisogna sempre vedere che come lo vogliamo utilizzare. E Anna in questo percorso cerca di imparare ad utilizzare questo suo stare vicino agli altri, per cercare di mantenere una lucidità, utilizzare bene i suoi superpoteri, per dare giustizia, questo a prescindere dalla persona che ha bisogno di ricevere giustizia.
e quindi si trova appunto ad avere una fortissima fusione con la mamma che ha un figlio che è morto, lei che è mamma di un bambino piccolo, ma si trova anche ad un certo punto ad alzare la testa dal suo dolore, dal suo percepire queste sensazioni molto forti e a dire ok, andiamo avanti, adesso troviamo la risposta, quindi guardo avanti anche se avrei voglia di voltarmi da un'altra parte. E quindi lei ci prova e pian piano impara nuovi stratagemmi per impararlo sempre meglio. Federica, se ci vuoi leggere l'altro brano. Le nuvole rosa dell'alba colorano la cucina di una tinta calda e reale, mentre le finestre nei palazzi di fronte si illuminano una dopo l'altra e l'aria del quartiere sembra profumare di caffè. Luca si alza ancora prima del solito, arriva in pigiama e con la faccina piena di sonno. Spodesta banzai dalle mie gambe e mi si accoccola un po' in braccio, a guardare sonnecchiando il cielo appena sveglio. Mimi, dimmi amore, ti ricordi quando papi e tu mi avete detto che non posso dire a nessuno che c'è il superpotere di capire gli animali? Sì, mi ricordo. Sai che a scuola Alice dice che i superpoteri? Dice che è magica e anche Tommaso dice che lui è super forte tipo Hulk. Davvero? Ti, perché loro dicono e io non posso dire il tuo? Tesoro, sai, alle volte per gli adulti le cose sono un pochino più complicate. Però ti prometto che se un giorno potremo dirlo agli altri, ti avviserò e potrai subito raccontarlo a chi vuoi. Mimi, dimmi amore, quando mi crescerà un superpotere anche a me? Tesoro, probabilmente ne hai già tanti. Tutti abbiamo i nostri e crescere bene vuol dire darsi il tempo di scoprirli. Io, per esempio, vedo già che hai quelli di essere un bambino gentile e pieno di fantasia. Ma non sono superpoteri quelli, Mimi? Oh, e come se lo sono? Preferivo correre super veloce o fare il fuoco con le mani. Poi appoggia la testa sul mio petto e il suo respiro si fa più tranquillo, mentre scivola di nuovo nel sonno. E io penso che essere gentili e avere tanta fantasia non sono poteri sovrannaturali, ma qualità che per essere mantenute tutta una vita richiedono un coraggio da supereroe. Dunque, questo libro, se lo vogliamo, se vogliamo dare un genere, si può dire che è un giallo, no? Perlomeno viene catalogato fra i gialli, è un giallo, io ho detto una commedia gialla perché è un giallo divertente, non è un horror, un thriller, non c'è mai paura, tranne forse un pochino verso la fine, ma poco poco. Però si potrebbe parlare in questo caso anche di realismo magico, non so se è una cosa che ti torna, perché il realismo magico prevede l'incursione del soprannaturale nella storia e prevede che ne faccia parte integrante della storia stessa. Quindi qui ci siamo in pieno, perché ci sono animali e uomini che interagiscono perfettamente. Gli animali sono decisivi nello svolgersi della storia. Ti faccio una domanda banale: perché hai scelto quegli animali e quali sono gli animali che per te hanno avuto più significato, che ti sono stati più simpatici, fra gli uccellini, il cane? Allora, l'animale che proprio mi è più caro è un piccione. È un piccione che è molto solo, in quanto molto diverso dai suoi consimili. E quindi quando mi trovo davanti a qualche personaggio che è molto solo, molto isolato, ma decide di restare se stesso, non posso che amarlo, insomma, ed essergli molto vicina. Quindi mi è molto caro il piccione filosofo che cerca di cambiare le cose, non ci riesce, ma non rinuncia a se stesso. E mi è sempre venuto in mente, questo piccione mi è venuto in mente perché non so se vi capiti mai di girare in macchina a vedere dei mucchi di semini sulla strada, probabilmente caduti da un camion di sementi, no? Vedere tutti i piccioni lì che mangiano con la macchina che avvicini, rallenti, loro volano via, parte uno che resta lì, ma neanche becchetta, gironzola e tu dici spostati, spostati, e no, resta lì. E io mi sono sempre chiesta,
o è il più intelligente, l'unico intelligente, o è il più scemo di tutti, questo qua, e poi dopo se ne va. E allora, insomma, il personaggio del piccione mi è particolarmente caro nella sua fedeltà a se stesso, per quanto sofferta, per quanto sofferta. E poi mi sono molto cari i due asini rivoluzionari, Marat e Robespierre. non ci sono gli asinelli. Gli asinelli non ci sono. Però diciamo così che nella scelta di tanti animali con delle caratteristiche molto marcate, se si vuole, ho cercato di dare la voce a tante ottiche differenti, distanti. Alle volte anche un po' si dice che sono degli alter ego, c'è chi dice ma tu sei Anna, no, io sono i due asini. Mi sono trovata più di una volta a dire no, con Anna non ho molto a che vedere. Tutti e due gli asini, quello un po' più allegro e quello più sanguinario. Ma però a parte gli scherzi, sì, è sempre stata una tendenza a cercare di dar voce in maniera non scontata a delle visioni del mondo molto molto diverse, che portassero poi alla fin fine a una riflessione, anche perché c'è una cosa molto, molto curiosa, della quale poi ho avuto conferma appunto con questo libro e l'incontro con i lettori, che noi umani siamo animali molto strani, perché non siamo casomai disponibili ad ascoltare un nostro consimile, proprio assolutamente, anzi. Però se una cosa ci viene detta da un essere alieno da noi, che può essere un animale, o chissà che quale strano extraterrestre, allora li ascoltiamo. Abbiamo bisogno sempre di un'entità completamente differente per sentirci dire delle verità che casomai sappiamo e che da dei nostri fratelli invece non sappiamo assolutamente né sentire né accettare. E questa cosa mi ha incuriosito tantissimo, anche perché poi alla fin fine questi animali parlano, dicono tante cose, non sempre gradevoli da mandare giù, e di fronte a quella stessa cosa ho trovato persone radicalmente diverse, e porgere l'orecchio, fare una riflessione casomai molto simile. Beh, io penso possa bastare su questi libri, anche se li sforiamo in maniera bestiale, ma volevo concludere con una domanda a tutte e due per quanto riguarda la scrittura, perché accennavo prima la scrittura di Manuela, ma la scrittura di Sara è una scrittura per un altro verso straordinaria, perché scorre libera benissimo e, come avete sentito dai brani, colpisce molto, e anche Sara non è una che butta via le parole, che si spreca in parole. Quando ti presentai 2 anni fa, io per fare il figo citai Goliarda Sapienza, tu invece la conoscevi benissimo, io ti volevo stupire, ma invece non ti ho stupito. Perché Goliarda Sapienza, che ha scritto un libro molto importante nel 1992, mi pare, 93, parla, fra le varie cose, del rapporto con la scrittura, del rapporto con le parole. Lei vede le parole come delle nemiche. Noi ci dobbiamo difendere, attrezzare contro il senso che noi abbiamo nel tempo dato alle parole, il senso di assoluto, lei chiama le parole marce, queste parole che hanno preso questo puzzo di assoluto, bisogna sottrarre, bisogna levare dalla nostra scrittura tutte queste parole che hanno questo senso qui. Tutto questo non c'è nelle vostre scritture, ma volevo citare anche altre cose, ma lascio perdere, sennò si va troppo per le unghie. Faccio questa domanda a tutte e due a proposito della scrittura. Perché voi scrivete? Vi faccio questa domanda perché tempo fa in una trasmissione televisiva Maurizio De Giovanni raccontava che aveva chiesto a Galeano, aveva fatto questa domanda a Galeano, perché scrivi? E Galeano, scrittore uruguaiano, raccontò che per rispondere a questa domanda, una volta si trovava in un paesino dell'entroterra uruguaiano, un paesino povero, dove la gente era talmente povera che non era mai arrivata al mare, l'Uruguay tocca anche il mare. E quindi questi qui gli chiedevano a lui com'era il mare. Allora lui dice che il lavoro dello scrittore deve essere quello di raccontare il mare, nel senso che lo scrittore deve
nei confronti del lettore, suscitare la sua immaginazione, trasmettergli la possibilità di altri mondi, di altre storie, nelle quali lui si possa immedesimare, che lui possa immaginare e nelle quali si possa immedesimare. Questo è, penso, proprio veramente il senso più profondo della scrittura. Per questo vi rifaccio la domanda a voi. Pasquale, che rima a me, carogna. L'ho visto, come è passato. È una domanda, penso che non me l'ha mai chiesto nessuno, perché scrivi che strano, no? In effetti è una domanda molto frequente. Gli scrittori invece non mi è mai stata fatta, per cui mi cogli anche un pochettino in contropiede. Mi verrebbe da dire che forse ho due motivazioni, una di tipo oggettivo e una di tipo soggettivo. Quella oggettivo è che io desideravo scrivere prima di sapere che cosa significasse. Non ti so spiegare perché, io ricordo solo che molto piccola, ma prima di imparare a scrivere, inteso prima di andare a scuola elementare, cioè di conoscere la scrittura come codice, alla domanda cosa vuoi fare da grande io rispondevo la scrittrice, e che è una cosa che mi vergogno sempre molto a dire, perché sembra questa cosa tipo pseudomistica, tristissima, perché però giuro che era veramente quello che mi veniva da fare. Quindi evidentemente c'era una pulsione, un desiderio che precedeva la capacità di ragionare, di elaborare concetti su quest'idea. E la motivazione soggettiva invece più consapevole, più cosciente, è che io credo di poter dire con assoluta tranquillità che le esperienze, ma anche non solo mentali, ma anche carnali, emotive, che ho fatto attraverso i libri, sono state tra le più profonde della mia vita, comparabili solo alle quelle due o tre relazioni veramente importanti. E quindi il desiderio di almeno aspirare, riuscirci è tutt'altra cosa, ma aspirare a far questo per altri, beh, per me è una motivazione potente. È un applauso, sembrava l'applausone, eh? È vero. Io invece nasco da un'esperienza diversissima, nel senso che ho iniziato a scrivere a 41 anni, non avevo mai scritto prima in vita mia, ma neanche il diario da bambina, e ho sempre stata una lettrice voracissima proprio di qualsiasi cosa, ma non avevo mai scritto. E ho scoperto una cosa proprio scrivendo che non avrei mai immaginato. Prima pensavo che scrivere fosse un modo per digerire il mondo e renderne una mia versione, E invece ho scoperto con il tempo che scrivere, anziché essere un processo dall'esterno verso l'interno con riuscita, è il permettere di lasciare emergere una parte di me che in realtà è la parte autentica di me, ed è il mio unico modo di poterla far venire fuori. Quindi io mi sono riscoperta ad essere stata per 40 anni muta, una persona muta, e penso che la parte più vera, quella con la quale sto bene con me stessa, che mi sento bene addosso, sia proprio quella che esce scrivendo. E per questo, per me, scrivere è l'assoluto simbolo di libertà, di poter essere la persona che sono. E proprio per questo non potrei più smettere di scrivere, perché finirei di essere la versione di me che sento che è quella che vorrei essere. Bene, grazie. Io però aggiungo solo una piccola cosa di Sara. Come dicevo prima, a me piace leggere anche i ringraziamenti. Le ultime tre righe dei ringraziamenti di Sara a me mi hanno molto colpito, e quindi ve li leggo, ti rubo il mestiere Federica, leggo queste tre righe. E Sara dice alla fine, grazie a, prima ringrazia tutti gli altri, poi in fondo, grazie a Calvino, Harper Lee, Remarque, J.K. Rowling, Jonathan Safran Foer, Pennac e a tutti coloro che con le loro parole scritte ci fanno desiderare di essere persone migliori. Allora, per me è bellissimo quello che hai scritto, perché è forse l'essenza di quello che uno vuol fare quando scrive un romanzo, perché cercare di rendere le persone migliori è un compito che il romanziere deve assumersi nel momento in cui si accinge a scrivere una storia. E nello stesso tempo è una dichiarazione d'amore, nei confronti della letteratura, molto bella.